Allora, guida ai Gildani. Sono stato costretto a fare queste guide, soprattutto importanti per i Soul Keeper, che è un personaggio appena 60. È importante che inizi a fare i Soul Keeper in solo, dallo stage 1 fino al 7 e via dicendo. Per fare i Soul Keeper è importante una cosa: iniziare dallo stage 1 appunto, dopodiché che si droppa tutto il set, perché ogni stage dà un set diverso, a volte anche due tipi di set negli stage più di alto livello. E una volta droppato tutto il set per dire esempio stage 1, si passa al 2 e poi al successivo. Questo è un boss che non si incontra spesso, Doros, è abbastanza nabo come boss, non ha cose speciali. Ora inizio il fight e man mano lo illustro. Questo boss l'unica cosa che ha... bisogna stare attenti a non fargli fare quel buff della skill gialla. Ora, la skill gialla non è un danno offensivo, è un buff che si fa a lui. E ogni volta aumenta la sua armatura. Ora glielo farò fare un attimo, così ve lo faccio vedere. Ecco qua. Difesa più 10 per stack, quindi se lo può staccare, quindi può fare più 1, più 2, quindi il prossimo stack diventerà più 20 e diventerà sempre più forte. Infatti questo è un boss abbastanza resistente. Bisogna stare attenti a questa skill grigia, quindi schivarla, così come ho fatto io. Poi niente di particolare, come ripeto, è un boss abbastanza nabo, vedi? Bisogna calciare la kick, fare il kick. Io ho questa qua, questa abilità, lo Stormguard. E basta, niente di più. Schivare e bloccargli il buff che lui tenta di farsi. Tutto qui. In buona sostanza è questo il boss, niente di eclatante o speciale. Fa soltanto questi due tipi di mosse. Cerca di potenziarsi e di colpire con una mossa speciale. Quindi bisogna solo schivarla quella mossa. Tutto qua. E tutti quanti avete una mossa che vi dà uno slancio. Tutti i PG ce l'hanno. Quindi il Warlock si teletrasporta. Altri fanno la scivolata, comunque più o meno ce l'avete tutti, quindi per tutti i personaggi è fattibile fare questo tipo di schivata. Non c'è pericolo che la faccia due volte consecutive, quindi avete tutto il tempo di ricaricare le abilità, sia il kick che la schivata. Quindi l'unica cosa è che bisogna stare attenti e farle al momento giusto. Vediamo cosa ho droppato di carino. Niente, cazzate, perché già ce l'ho, è pure una superiore.
Tutorial terminato per quanto riguarda Doros.